Buongiorno, vi porto con me anche oggi alla scoperta di alcuni posti di Berlino. Salutiamo qui, Ciao! Come vedete, la primavera è arrivata finalmente anche a Berlino. Ed esiste il sole. Vi farò vedere ora come funzionano i mezzi di trasporto a Berlino. Come potete vedere, ci sono dei display con scritto tra quanti minuti passerà. Vedete? E la precisione è micidiale. Quindi adesso aspettiamo l'autobus. Oggi prenderò ben tre mezzi di trasporto: l'autobus, la metro e la metropolitana di superficie, che è la S-Bahn. Il biglietto si fa direttamente a bordo, quindi è molto comodo ovunque dove voi dobbiate andare. Poi eccolo qui. One ticket. Danke. Bitte. Ed eccoci qui alla fermata della metro di superficie, che adesso vi faccio vedere per bene. Vedete? È una sorta di trenino. Ne è passata una. E praticamente fa un giro intorno a tutta la città in senso orario ed antiorario. Ci sono diverse linee ed è un servizio molto molto comodo. Io preferisco quella di superficie che quella sotterranea, perché almeno ti dà la possibilità di vedere un po' la città e di scoprire dei posti nuovi anche solamente passandoci per poco tempo. Eccoci. Eccola qui, questa è quella dove dobbiamo salire noi. Si schiaccia un simpatico pulsante e si entra. Eccoci qua. Buon viaggio. Sono molto servite anche per i disabili, per mamme con i passeggini, ascensori funzionanti, scale mobili, insomma come in Italia, no? Ascensore. Ora prendiamo un tram giallo, molto carino, comodissimo. Adesso ve lo faccio vedere. Stiamo uscendo dalla S-Bahn. Subito fuori trovi le connessioni con gli altri mezzi in base al posto in cui devi andare. Qui vi faccio vedere un'altra cosa: è pieno di questi baracchini con cibo turco, molto buono. Piste ciclabili ovunque, si rispettano i segnali stradali, pedoni compresi. Come vedete dal gruppo di persone davanti a me, muoversi con le carrozzine, se si è mamme e addirittura anche ci sono delle carrozzine talvolta tipo dei piccoli carrellini dove montano anche più di un bambino, non è un problema perché ci sono le piattaforme per poter salire con la carrozzina o con la carrozzella appunto per i disabili, ma anche per le persone anziane, cioè è molto agevole, muoversi con i mezzi non crea problemi, ecco. Dimostrazione appunto le persone che vedete davanti a me. Ecco il tram. And I try, and I try, and I try to forget about love. Questa scena l'ho già vissuta. Wow. È andata un po' avanti,
come vedete anche le scolaresche si muovono coi mezzi senza problemi. Un'altra cosa che vi volevo far vedere che non c'entra niente con i tram, che ci sono tantissimi negozi di seconda mano. Secondo me è una moda che arriverà anche in Italia molto presto. Non solo cose vintage, ma anche, come potete vedere, ecco, queste cose secondo me piacerebbero molto alla mia amica Giulia, anche cose che ad esempio una non utilizza più, o le reinventa, o appunto le dà a questi negozi che appunto o le mettono a posto. È cominciato a piovere un pochino, troppo sole c'era, e o appunto le sistemano un attimo e le rimettono in vendita. Questo secondo me è una cosa che a breve potrebbe arrivare anche in Italia. Mi sa di sì. Adesso stiamo andando invece a prendere la metro, quindi siamo sottoterra. La U-Bahn. Cerchiamo una macchinetta per fare il biglietto, che comunque non viene controllato, cioè non ci sono tipo a Roma i controlli, per dire. Ci si fida del fatto che la gente appunto paghi il biglietto, cosa che, ripeto, da noi sì, non esiste. We hope you enjoy the rest of the journey and that you have lots of fun on board with us today. Kommen wir nun zu angenehmeren Dingen, nämlich zu Ihrem leiblichen Palace Park and Bellevue Palace. Since 1994, the palace has been the official residence of the federal president. Anfang der 50er Jahre, originalgetreu, mit ihren schinkischen Kandelabern und goldenen Sternen auf den Obelisken wiederhergestellt. We are passing under the Lutter Bridge, built in 1892, made by the German reformer Martin Luther. Badly damaged during the Second World War, the bridge was restored. Wenige Strebrücken gehört, die ihre ursprüngliche Pracht nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges zurückgehalten haben. Die Büste des Porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Quello che resta del muro di Berlino è la O2 Arena, dove fanno i concerti, which lay here on the west bank of the Spree. Am linken Spreeufer hinter der East Side Gallery steht die O2 World, die im September 2008 eröffnet wurde. Sie ist mit bis zu 17.000 Sitz- und Stehplätzen und 59 Zuschauersuiten nach der Lanxess Arena in Köln zweitgrößte Multifunktionshalle Deutschlands. In der Halle finden Sportveranstaltungen wie Eishockey und Basketball statt. Sie wird außerdem für andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel als Bühne für weitere Sportevents oder Konzerte, sowie als Versammlungsraum benutzt. Die technische Ausstattung der O2 World sorgt nicht nur für optimale Akustik und beste Sicht auf allen Plätzen, sondern ermöglicht auch den Umbau von Konzert zu Sportveranstaltungen in nur wenigen Stunden. La Due Arena è molto grande, c'è un'acustica assurda. 1000 m² und 300.000 LED. It's nearly 160 meters long and was built in the Margravian red brick Gothic style. Branches off from the Upper Spree via the Oberschleuse. Allora, sono venuta un po' a camminare in questo bellissimo parco che ora vi faccio vedere. Questa è una cosa molto bella di Berlino, c'è questi spazi verdi infiniti, puoi essere presa come cavolo vuoi. Una cosa che io, cioè che mi fa molto sorridere dell'Italia, è che c'è della gente, per esempio, per andare in palestra, oppure quando va a correre,
ci mette, non so, mezz'ora a prepararsi, cioè bisogna truccarsi per andare in palestra. Adesso io sono truccata perché prima sono andata da un'altra parte, quindi per il treno, cosa mi dici? Però è un posto bellissimo, adesso cavo l'immagine da me e vi faccio vedere il parco, eh. Vedete che bello. Questo è tutto il lago, no? Io ho fatto questo sentiero dall'inizio e vediamo dove ci porta, vedete? Ma è veramente grandissimissimo. Questo non è il più bello, eh? Ce ne sono di tantissimi bellissimi proprio. Qua c'è una pace, guardate questa casetta che carina. Ecco, vedete? Allora, sto arrivando al fiume. Eccolo. Qui c'è veramente una pace. You have no ideas. Sono un po' zozzoni anche qua, eh? Cioè ci sono diverse bottiglie e cose. Cioè, vedete questa via qua che si vede qui? Cioè, poi ti porta in città, però qua sei veramente nella natura più totale. Bellissimo. Bellissimo. Anche a Padova ci sono tanti parchi, che è la mia città. E anzi, devo dire che ultimamente ne hanno aperti diversi, molto carini. So chi è l'X Factor.